Oggi impariamo una nuova parola. Che cos'è una ragazza tomboy? Ah, ecco, un'altra che si identifica in un Pokémon. Lo so che magari qualcuno lo pensa. No, dai, a parte gli scherzi. Alzi la mano, chissà che cos'è una ragazza tomboy, qua. Uno, due, tre. Pensavo peggio. La ragazza tomboy è la semplice traduzione di ragazza maschiaccio. E a me ai miei tempi c'erano solo uomini e donne, non c'erano tutte queste cose. Marco, tranquillo, ai tuoi tempi la ragazza maschiaccio c'era, anche negli anni 80 e anche negli anni 90. La ragazza tomboy semplicemente ha un modo di apparire diverso rispetto a quello che è lo stereotipo basic della ragazza normale, no? E quindi questi termini inglesi che noi usiamo tutt'oggi, soprattutto nella Gen Z, sono molto usati. Vi faccio un esempio. Avete presente quei termini, no, di ufficio? No, perché oggi lavoro in smart working, perché una call, no, per parlare di questo brief, chi non è del settore dice, caspita, ma questa lavora per la NASA, c'è progetti missili. E invece no, chi è del settore sa che lavora da casa semplicemente e sta facendo la chiamata con un cliente. Ecco, questo è quello che succede quando io spiego che sono una ragazza tomboy. Mi guardano come avessi detto, Dio, che cosa sei? La semplice traduzione di ragazza maschiaccio. E quindi questa sono io. Ma sapete che difficile spiegare alle persone che non voglio diventare un uomo? Sì. Non voglio diventare un uomo. Banalmente vado al bar. Un caffè, grazie. Ma così piccolo bevi già il caffè? Sapete che difficile è essere una ragazza di 23 anni, però sembrare un ragazzino di 14. E voi direte, ma quando ne avrai 30 ne sarai felice di questa cosa? Bene, adesso non troppo, diciamo. La differenza di una persona transgender è che la persona transgender nasce biologicamente donna o biologicamente uomo e quindi fa un percorso per cambiare sesso, un percorso soprattutto interno. La ragazza tomboy non fa nessun tipo di percorso, è un modo di vestire, un modo di essere. E qua quindi ci sono i primi pregiudizi. È la lesbica, giochi a calcio, capelli corti, eh sì. Però io faccio sempre questo esempio per chi conosce magari la mia famiglia. Mia madre è la mia copia, io, con qualche anno in più. Capelli corti, giocava anche lei a calcio, un carattere molto polo, jeans, mai vista con una gonna, forse la mia laurea, penso, forse neanche quello. Eppure ha avuto un uomo, ha avuto me, quindi tanto lesbica non era. Però, vabbè, for the plot. Tornando a me, io non ho avuto la fortuna di nascere e crescere con dei genitori, né con una mamma e né con un papà. Io sono nata e cresciuta con la grandissima nonna Mirella. Eccola qua, alla mia laurea. E lei mi ha aiutato tantissimo nel mio percorso, nel mio modo di esprimermi, nel mio modo di essere. Vi faccio un esempio. Ero piccolina, vado dal parrucchiere. Vado alla parrucchiera, tutta felice, e faccio vedere alla parrucchiera questa immagine di questo ragazzetto che vedevo sempre in TV. Voglio i capelli come lui. Immaginate la parrucchiera, poverina. Si gira verso mia nonna, cioè manco l'avessi detto, scioccata. Signora, ma è sicura? Cioè, comunque, è un taglio da maschietto. Mia nonna, ai tempi 70 anni, ora ne ha 81, si gira verso la parrucchiera. Stia tranquilla. Deve andare bene a mia nipote, né a me né a lei. E quindi io ringrazierò sempre mia nonna, per il senso di libertà che ha saputo darmi fin da quando ero piccola. Nonna, voglio giocare a calcio, mi ha scritto. Nonna, voglio la tuta dei Power Ranger, me l'ha comprata. Nonna, andiamo a tagliarmi i capelli, ma sì, tagliateli tanto, poi male che vada, crescono. Vi faccio un altro esempio. Qualche mese fa sono andata sempre con mia nonna a fare shopping.
mi fiondo nel reparto uomo perché so che c'era una maglietta che mi piaceva. Non è che l'ho portata perché ero piccola come dal parrucchiere, almeno pagava lei, ovviamente. E guardo bene cosa prendere, non prendere, e vicino a me c'era questa ragazzetta un po' più piccola di me, che stava guardando un altro indumento, ora non mi ricordo esattamente cosa. Poco dopo arriva la madre. Amore, andiamo via, questo è il reparto di tuo fratello, dai, le tue cose sono dall'altra parte, andiamo. Io su per giù non ci ho pensato, però poi col tempo avevo questa immagine alla testa e dico, perché questa mamma non le ha fatto comprare questa maglia? Stiamo che diventa lesbica, effettivamente è una maglia uomo. Però, per via di cosa, uno stereotipo, non poteva mettersi quella maglia. E quindi io da qua, no, crescendo, ho realizzato e ho pensato, purtroppo, che a volte il problema deriva proprio dai genitori. Quinta elementare. Giocavo sempre a calcio con i miei amici, no, sotto scuola, le mamme dei ragazzi. Vanno da mia nonna e le dicono, Mirella, ma lo sa che a sua nipote manca solo quella roba lì sotto? E io dico, va bene. E quindi io ad oggi, no, lavoro sui social, chi lo sa, chi non lo sa, chi mi segue, chi non mi segue, e quindi faccio informazione su tutto quello che mi capita, vari aneddoti della mia vita, che mi scambiano per maschio o femmina. E quindi io non mi offendo mai se una persona mi fa una domanda, perché è giusto? Quindi ci sta che magari sono al bar e una signora dice, oh, scusa, ti avevo scambiato per un maschietto, ma ci manca, c'ho gli occhi, lo vedo anch'io, che oggettivamente a primo impatto può capitare, però non è tanto il cosa una persona chiede o dice, ma è tanto il come, perché è bello chiedere, è bello essere curiosi, soprattutto di fronte alle persone che sono diverse da te. Ma c'è una linea sottile tra quello che è chiedere e il mancare di rispetto. Io un paio di anni fa ero in centro nella mia città e si accerchiano dei ragazzini vicino a me. Ero con una mia amica e iniziano. Ma sei maschio o femmina? Sei maschio o femmina? Io vado avanti, ignoro, va bene, scialla. E poi arriva Idolo. Dai, tirati giù i pantaloni così lo scopriamo. Io dico, vabbè, nel senso, non ho il seno, anche quello mi è capitato, raga, che devo fare? Periodo medie. Vado a fare sempre shopping con il mio amichetto e ci prendiamo i vestiti uguali. Vado a scuola, sono diventata la lesbica della scuola. 13 anni, periodo medio, periodo più traumatico, tra l'altro, tra i ragazzi, lo sappiamo. E io dico, ma a 13 anni? Ma cosa ne posso sapere io se ho un modo di vestire, un modo di tenere i capelli è associato all'orientamento sessuale? Cioè, ma in che mondo viviamo, voglio dire? E quindi lavorando nei social, la quantità di insulti che io ricevo sono triplicati. Scusate, sono orba. Non ha il pomo di Adamo. Ma come fa ad essere un ragazzo? Aguzzate la vista. Bro, scegli un genere. Ma che trammi vuoi avere a 20 anni? Però almeno mi ha dato 20 anni, avete notato? Va bene. Da piccolo ce l'avevo il tomboy con Pokémon rosso, bellissimo. Magari era un Pokémon raro, ci sta. Come si è apparecchiata non aiuta, siete delle ragazze e non giocate a calcio. Ecco, magari voi, no? Prima di andare a letto dite, adesso mi piazzo a letto, scorro un po' di TikTok, di Reels, vediamo un po' cosa gira. Ecco, io no. Io mi metto a letto e dico, vediamo qual è uno di questi commenti negativi, chi è il mago che oggi ha vinto. E la cosa che mi preme, guardando questi commenti, io a volte stalkero i profili, è che la maggior parte di questi commenti qua sono di persone adulte. Già. E spesso sono commenti di genitori. E quindi io penso, ma se al posto mio ci fosse vostra figlia, vostra nipote o anche la vicina di casa a cui voi tenete,
Scrivereste veramente queste cattiverie? E quindi io ad oggi penso, purtroppo, ci sono figli che scelgono la malavita, ci sono figli che si drogano, che fanno scelte sbagliate, però il problema per la società sono io, per come mi vesto, per come tengo i capelli. Se avevo voglia di farmi bionda, me lo sono meritato e l'ho fatto. Però oltre alle cose negative di tutto questo fatto, è che io ho anche molti commenti positivi nei social. A me non importa se quel video ha fatto 1999 commenti negativi, ma se ce n'è solamente uno positivo, io ho vinto. Perché ho vinto? Perché sono riuscita a far capire qualcosa anche a una sola persona. E questa è un po', no, la mia missione. Questa è un po' la mia missione, cercare di far aprire, no, la mente anche a chi magari è un po' più bigotto, tra virgolette. E quindi ricevo commenti nei miei post, soprattutto da mamme. Sharon, ti ringrazio perché grazie a te ho capito di più mia figlia. Grazie a te ora ho capito che magari anche se mia figlia dovesse dirmi io so come reagire, io so come rispondere, io so come chiedere le cose. Ho 32 anni e mio figlio 9. A volte mi sento sua sorella più che sua mamma. Questo è il punto primo. Seconda cosa, il tuo profilo è un profilo pulito, simpatico, che diverte e fa riflettere. Se mio figlio un giorno dovesse seguirti, ne sarei felice. Eccomi, mamma di un adolescente. Sei simpaticissima e poi mi aiuti a capire qualcosa in più. Per un genitore non è facile fare la cosa giusta. Grazie. E quindi io qua penso, ma che cosa me ne frega a me di tutti questi commenti negativi se io ho questa vittoria in tasca? E quindi che cosa abbiamo imparato oggi? Cosa ne siamo? Usciamo da qua e diciamo, bah, dopo questo speech cosa ho imparato? Che quando troviamo una persona diversa da noi, secondo regole comuni, common sense, insomma, non bisogna saltare i pregiudizi. Non bisogna guardare male, non bisogna insultare. Bisogna essere curiosi, bisogna chiedere, giustamente. Io sono felicissima quando qualcuno mi chiede e mi chiede: no, ma che cos'è questa ragazza tomboia? No, ma quindi io sono felicissima. Ma portando rispetto. Ah, dimenticavo la famosa frase, no, che avevo detto all'inizio: ma ai miei tempi. Non sta più in piedi. Perché se ce l'ha fatta una nonna di 82 anni, ce la potete fare anche voi.